È ancora la questione amianto in via Malpighi a tener banco e accendere nuove polemiche. Il tetto in Eternit delle case popolari, danneggiato dalla violenta tempesta di acqua e vento dello scorso 13 luglio e poi riparato, non sarà sostituito con altro materiale non pericoloso. A richiederlo erano stati i residenti sostenuti da Comune Sunia e la questione è stata affrontata nell'ultimo consiglio di amministrazione di Arezzo Casa, l'ente che si occupa della gestione dell'edilizia popolare. La situazione rimane immutata. Cioè la mia volontà è quella dell'azionista, quindi del Comune di Arezzo, di rimuovere quel tetto. Durante il Consiglio di amministrazione è stata espressa forte perplessità dal nostro Presidente, che continua a rimanere sulla sua posizione, quindi a definire non necessaria la sostituzione e quindi sostanzialmente a lasciare immutata la situazione attuale. Abbiamo cercato di trovare una linea comune per il reperimento di fondi, non ci siamo riusciti. Io ho chiesto mandato al Consiglio di amministrazione di Arezzo Casa per attivarmi e cercare in modo autonomo fondi che possano servire a portare a termine questo lavoro in tutti gli enti preposti e in qualunque luogo io potrò andarli a cercare, ed è quello che farò. Rindalini ci ha detto i fondi non ci sono, chi dice il contrario non dice la verità. Allora, i fondi non ci sono. Arezzo Casa ha un piano delle opere che viene fatto in accordo con tutti quanti gli azionisti, quindi con tutti quanti i comuni della provincia. Per modificare quel piano bisognerebbe rimettere a un tavolo i sindaci e quindi magari stornare del denaro impiegato o previsto per altre cose e dirottarlo verso i tetti di Arezzo Casa, di via Malpighi. Pardon. Questo ovviamente porta via del tempo. Quindi ho preferito per adesso attivarmi in modo autonomo, cercare autonomamente i fondi e poi a settembre, appena ci sarà la prima occasione, la prima convocazione, se ne riparlerà.